correlazione, lo vedete col caschetto che ha adottato dopo per la prima volta ai mondiali di Salba, che in quell'occasione non è andata benissimo, ma è andata bene invece nel gigante successivo, quello degli Lillehammer. Partito aperto, forza! Mamma mia che passaggio! Lassù straordinario, è stato un metro di linea sopra tutti gli altri. Per favore non riprendetelo così da vicino, se no non si può vedere niente. Nel passaggio alla terza porta, straordinario, anche qui a quella seduta sull'esterno, guarda che roba, 1.34, è già nettamente avanti Alberto Tomba, che ha incrementato ancora il suo vantaggio su tutti. È una macchina straordinaria. Non ti sedere, qui ha rischiato un po' Alberto, per fortuna si è ritirato subito su. Forza Alberto, adesso non c'è bisogno di attaccare più di tanto, ma è grande, è veramente grande, è troppo grande Alberto, adesso sta controllando la gara, almeno questa è la mia sensazione, ha rischiato un paio di volte, si è messo più tranquillo, non esageriamo però con la tranquillità, mamma mia, un rischio enorme, era completamente sull'interno, non ha lasciato per niente bene nel finale Alberto, comunque ti basta e gli strabasta per andare a vincere, con 47 centesimi di secondo di vantaggio su Rudy Nirli, al terzo posto Marche Girardelli, e con questa e altra grande vittoria slalom gigante Alberto dovrebbe aver conquistato la Coppa del Mondo di specialità senza discussione. Guardate che podio, primo Tomba, secondo Nirli che è campione del mondo, terzo Girardelli, uno dei più grandi campioni della storia dello sci, davvero un podio.